Si è tenuto a Milano, nello splendido scenario della sede dell'Istituto dei Ciechi, il primo congresso della CISL Scuola di Milano Legnano Magenta. Liberare energie, la buona scuola per rilanciare il paese. Questo è lo slogan che ha fatto da filo conduttore ai lavori. Massimiliano Sambruna, riconfermato segretario generale della CISL Scuola. Quali sono adesso sul tappeto i problemi più grossi per la categoria? Sicuramente il recupero del terzo anno di blocco degli scatti di anzianità. Dopo l'azione della CISL si è riusciti a recuperare il biennio 2010-2011, dobbiamo continuare lavorando con il prossimo governo richiedendo quello che esattamente abbiamo chiesto ai governi precedenti, lo sblocco dell'anno 2012 per il recupero degli scatti di anzianità e se possibile ci auguriamo il rinnovo del contratto collettivo nazionale bloccato allo stato attuale fino al 2014. C'è ancora sul tappeto il problema del precariato oppure è un problema risolto? Il problema del precariato è un problema storico, sicuramente con l'accordo sottoscritto da quattro organizzazioni sindacali, CISL, UIL, SNARS e GILD, ad eccezione della CGIL, si è dato un percorso di stabilizzazione triennale del personale precario. Siamo al secondo anno di realizzazione, auspichiamo che col nuovo governo si dia realizzazione proseguendo in questa direzione. Riconoscendo il terzo anno e di fatto proseguendo poi in questa direzione. Ecco, l'aspettano altri 4 anni alla guida della CISL di scuola, quali gli obiettivi e qual è l'impegno? Sicuramente il riconoscimento del salario e conseguentemente ci aspetta la partita del rinnovo contrattuale, attualmente bloccato fino al 2014, ci auguriamo che questo blocco non vada oltre perché ormai le retribuzioni dei nostri lavoratori sono ferme al 2007. Una battuta sulla scuola e sul personale della scuola a Milano? E bisogna ringraziarli perché con tutti i tagli che i governi precedenti hanno effettuato, se la scuola milanese può offrire ancora qualità, bisogna ringraziare i lavoratori della scuola. I delegati hanno eletto la nuova segreteria che oltre a Sambruna comprende Maria Concetta Purita e Claudio Ceriani. La CISL Scuola Territoriale è una realtà importante che conta oltre 9.000 iscritti.